Abbiamo selezionato tra le tante proposte che i comuni presentarono in risposta al contratto istituzionale di sviluppo del Sisma questo progetto per il Teatro Romano. Erano all'epoca finanziati soltanto una prima parte, un primo lotto di interventi e come Regione abbiamo voluto selezionare tra i progetti più significativi di quel contratto di sviluppo questo progetto, preferendo anche concentrare le risorse su un progetto significativo che desse un'impronta importante, che lasciasse una traccia importante, quindi oltre 7 milioni e mezzo di finanziamento sui circa 16 complessivi che toccarono all'Abruzzo per realizzare un'opera che io credo davvero segnerà la storia di questa città. Inizia di fatto il cantiere del secondo lotto di completamento, cioè quello che dopo la demolizione dei palazzi Adamoli e Salvoni, perché il cantiere è già iniziato qualche anno fa con il primo intervento di liberazione del teatro, parte la rifunzionalizzazione piena del Teatro Romano, la riconsegna alla città, parte con i lavori di scavo archeologico e di restauro parziale con una parte, un intervento pilota. È stata una scelta condivisa con la sovrintendenza, con il gruppo dei progettisti, con la ditta, voluta dall'amministrazione di far partire subito, anticipatamente, il cantiere dello scavo archeologico proprio per redigere la fase esecutiva nel modo più completo possibile, avere tutte le informazioni, tutti i dati e tutti gli elementi che ci consentiranno ovviamente poi di andare avanti senza particolari sorprese, nella collaborazione con la sovrintendenza per un recupero storico, uno dei pochi teatri rifunzionalizzati in Italia. Non è un intervento locale, è un intervento che ha una dimensione nazionale e internazionale. È stato un obiettivo che abbiamo affrontato aggredito fin da subito, abbiamo prima fatto tutta la progettazione, intercettato le risorse del contratto di istruzione di sviluppo e oggi c'è anche la notizia importante del raddoppio del finanziamento, perché i 7.750 che erano a valere sul PNRR li abbiamo conservati e serviranno a completare l'opera anche nell'area esterna, nell'area ovviamente circostante il Teatro Romano. Quindi abbiamo un finanziamento molto ampio, ma oggi partiamo con questo cantiere, con la consegna dei lavori che è stata effettuata alla ditta, al gruppo dei progettisti, per il recupero di un'opera che appartiene alla storia della nostra città e ovviamente ne costruirà e ne costituirà un elemento fondamentale per il futuro. Il cronoprogramma previsto dalla ditta o comunque dalla gara e dalla risposta alla gara ha un tempo di circa 1.000 giorni, poco più di 1.000 giorni, quindi un tempo importante, ma un tempo ovviamente congruo in relazione alla rilevanza dell'opera, quindi circa 3 anni per questo intervento e la scelta di iniziare subito con lo scavo, quindi di adottare questo metodo, risponde proprio a questa finalità.